benvenuti a questo statale training gram. Oggi faremo un allenamento spacca glutei, quindi andremo a rassodare il gluteo e aspettiamo i 5 minuti in cui pian piano entrano tutti. E nel frattempo, se volete dirmi quanto siete carichi per questo allenamento, fatemelo sapere, oppure fatemelo sapere nei commenti quando pubblicheremo il video. Aspettiamo che entrino le persone. Nel frattempo possiamo prepararci, quindi prendere dell'acqua, utilizzeremo un tappetino perché faremo degli esercizi a terra e quindi iniziamo a entrare, a prepararci, metterci le scarpe, vestirci comodi, che tra poco si inizia. Aspettiamo che entrino tutte le persone. Oggi, per chi sta entrando, faremo un allenamento specifico sui glutei. Sarà un circuito di 6 o 7 esercizi e dopo li vedremo nello specifico. Intanto aspettiamo che entrino più persone possibili. Perfetto, vedo che stiamo entrando e preparatevi l'acqua, un tappetino e oppure una salvietta, un tappeto, insomma qualcosa per non scivolare, anche perché oggi faremo anche una parte un po' cardio per scaldarci, quindi è sempre meglio avere delle scarpe o comunque delle calze antiscivolo proprio per avere aderenza sul pavimento. Quindi mi raccomando, vedo che siete pronti, vedo i vostri commenti e carichi, perché oggi si lavora e si fatica. Ok, direi che ci siamo quasi, vedo che state entrando e che vi piace questo allenamento, vi interessa il tema e questo mi fa solo felice. Ok, perfetto, state entrando. Prepariamoci, mi raccomando, oggi si lavorerà sulla muscolatura dei glutei, ovviamente non solo su quella, però principalmente sarà il muscolo che andremo a contrarre e lavorare di più durante. Buonasera a tutti, vedo che state entrando. Vamos carichi, perché oggi davvero si suda, si lavora e quindi entriamo nell'ottica di lavorare bene, sudare e usare tutte le nostre energie per lavorare sulla nostra muscolatura. Perfetto, ancora 2-3 minuti d'attesa e poi appena ci siamo tutti possiamo iniziare. Nel frattempo vi spiego un po' che esercizi faremo oggi. Come al solito ci sarà una parte di riscaldamento in cui faremo un lavoro a terra, un lavoro cardio con delle piccole andature sul posto e poi faremo un ponte sui glutei a terra in isometria, quindi statico, poi degli affondi laterali, degli slanci della laterali a gamba flessa in quadrupedia, poi uno squat a calice, dei frog pumps e infine squat jump per esplodere e usare tutta la nostra energia alla fine. Ci sarà una piccola pausa del recupero tra un esercizio e l'altro e poi una bella pausa finale dove poter bere, prendere un attimo fiato e farmi sapere scrivendo qua nei commenti cosa ne pensate del circuito che stiamo facendo. Quindi nel 2021, sì esatto, il primo allenamento del 2021 ragazzi, quindi ancora più carica. Direi che ormai ci siamo, che possiamo iniziare e possiamo prendere il nostro tappetino perché inizieremo degli esercizi. Quindi possiamo posizionarci e iniziare a fare dei dondoli in cui andiamo a scaldare l'articolazione che maggiormente utilizzeremo, quella dell'anca, dalla coxa femorale, facendo dei dondoli portando il ginocchio sotto il piede opposto, in questo modo, così da andare a scaldare proprio l'articolazione dell'anca, e poi lo useremo. Ora cambiamo, andiamo con la nostra schiena
a terra, braccia aperte, gambe a 90 gradi, tombiamo a destra e poi a sinistra. Anche qua sentiremo anche che la schiena, ok, la nostra colonna si sta preparando all'attività. E ora possiamo distendere le gambe, portare la gamba verso di noi e il piede andrà verso la mano opposta, in questo modo. Alterniamo prima la gamba destra e poi la gamba sinistra. Facciamo un lato e poi cambiamo dall'altro lato. Facciamone 5 per lato. Ok, ancora 2 per lato. È un po' che lo stiamo facendo. Ok, ultime 2. 1 e 2. Ok, ci siamo. Ora possiamo alzarci lentamente, non c'è fretta. Ci posizioniamo in piedi, facciamo delle circonduzioni del bacino. Cerchiamo di tenere la testa ferma, non muoviamoci, rimaniamo fermi, si muove solo la nostra, le nostre anche, il nostro bacino. Ok, siccome faremo degli esercizi in cui ci appoggiamo, riscaldiamo anche le spalle, quindi facciamo delle circonduzioni in avanti e poi possiamo passare delle circonduzioni indietro. Ok, terminiamo con il collo, facciamo delle inclinazioni a destra e a sinistra. Questa è un'articolazione molto sensibile, quindi non dobbiamo sentire eccessivo dolore, dobbiamo scaldarla senza fretta, quindi con dei movimenti lenti. E poi da queste inclinazioni possiamo passare a una rotazione, quindi giriamo un senso orario e poi cambiamo adesso verso anti-orario. Ok, ci siamo, prepariamoci, possiamo liberare il pavimento perché adesso inizieremo con la parte un po' più cardio, quindi cerchiamo di non avere nulla con cui possiamo scivolare a terra. Iniziamo, faremo calciata dietro, ok, poi skip e jumping jack. 20 secondi per ogni andatura e poi passeremo a un tipo di 30 secondi. Siamo pronti? Dato il tempo. Calciata dietro, 20 secondi, su, dai. Via, 20 secondi, non molliamo. Troviamo il nostro ritmo e lo manteniamo fino alla fine. Ok. Ancora 5 secondi. 3, 2, 1. Cambio. Siamo in skip. Forza. Dai, 20 secondi. Skip. Senza fermarsi, respiriamo, proviamo il nostro ritmo, siamo a metà, forza, 3 secondi e poi jumping jack, via, 3, 2, 1, cambio, forza, dai, che è l'ultima andatura, respiriamo, ok, siamo a metà, forza, vai, 5 secondi, 3, 2, 1, ok, stop, scegliamo. Abbiamo 30 secondi di recupero, respiriamo, buttiamo fuori l'aria e prepariamoci che ne mancano altre 2 di serie. Quindi rilassiamoci, beviamo un goccino d'acqua e prepariamoci che tra 10 secondi si inizia. Respirare, prepariamoci, dai. 3, 2, 1, calciata dietro, forza. 20 secondi, troviamo il ritmo, respiriamo e facciamo calciata dietro. Siamo a metà, dai, forza, 3 secondi, 2, 1, skip, forza, non molliamo, via con lo skip, siamo a metà dei 20 secondi, forza, non mollare, ok. 3, 2, 1, cambio, jumping jack, dai che è l'ultima andatura, e poi, forza, siamo a metà, non vogliamo, dai, ok, 3, 2, 1, stop, possiamo recuperare, bene tutti, dai che manca l'ultima serie, e poi possiamo iniziare.
iniziare con il nostro circuito. Ci stiamo scaldando, stiamo facendo un po' di cardio, sarete un po' di fiatoni, è normale, è tutto ok ed è giusto, quindi prendiamoci pure un sorso d'acqua. Ok, perfetto, ora prepariamoci, ancora 5 secondi e poi iniziamo di nuovo con l'ultima serie. Pronti? Via! Calcia dietro! Dai, via, partono i 20 secondi, non molliamo, forza, dai, siamo a metà, ancora 3 secondi, 2, 1, ok, stop, skip, dai, forza, 20 secondi, è l'ultima serie, diamo tutto, dai, siamo a metà, forza, dai, 3, 2, jumping jack, dai l'ultima andatura, forza, rimolliamo, dai, siamo a metà, ultimi 5 secondi, 3, 2, 1, ok, visti, facciamo un piccolo recupero prima di riniziare la serie, di iniziare il circuito, possiamo in questo recupero preparare la nostra postazione. Ok, quindi mettiamo il tappetino, possiamo bere un sorso d'acqua. Io vi rispiegherò prima di iniziare due esercizi fondamentali di questo circuito, che sono un po' due must per i glutei. Il primo è il core, ok, sulle nostre spalle, e comprendo i glutei e attivando, ci faremo non solo i glutei, ma anche attivare la muscolatura degli addominali. Oltre al ponte vedremo una variazione che è il frog pants, in cui le gambe sono a rana, quindi le piante dei piedi saranno unite, ci salteremo, spingeremo sulle piante con i glutei e il bacino verso l'alto. Questa è una variazione del ponte che vedremo oggi. Oltre a questi esercizi, ne abbiamo un secondo laterale. In questa posizione è molto importante restare più verticale possibile e la schiena non deve essere parallela al pavimento, ma deve cercare di rimanere più in possibile, senza incrociare. Questo esercizio è un po' di laterale in quadrupedia della gamba, squat a calice, frog pumps e squat jump. Siamo pronti? Benissimo. Perfetto. A terra, ok, ponte per i glutei, 20 secondi, via, dai, teniamo, contraiamo bene il gluteo, attiviamo l'addominale e cerchiamo di portare il bacino verso l'alto, dai, forza, teniamo, 3, 2, 1, stop, scendiamo. Ora ci alziamo e faremo 8 affondi laterali dallo stesso lato, 8 destra e 8 sinistra. Abbiamo regolato un pochino, via. Possiamo iniziare. Mi raccomando, cerchiamo di non stare paralleli ma dritti con la nostra schiena, di non scendere eccessivamente. Ultimi 2. Ok, cambiamo gamba. Via, forza. In questo esercizio immaginiamoci anche di doverci sedere su una sedia, quindi quando scendiamo mi appoggio. Ultimi 2, 1, 2, stop. Ora ritorniamo a terra in quadrupedia. Ok, cerchiamo di non arcare eccessivamente la schiena e slanciamo lateralmente la gamba. Ok, via, 8 per gamba, iniziamo, vi portiamo verso l'esterno. Vi ricordo che in questo esercizio è importante respirare, non stiamo in apnea. Dai, ultimo e gamba, via,
con l'altra gamba, stessa cosa, manteniamo la schiena non troppo innalzata, cerchiamo di mantenerla dritta, non lasciamoci andare, contraiamo sempre l'addome, è molto importante, e slanciamo la gamba, ok? Stop, ci possiamo rialzare, spostiamo qui se necessario, e faremo degli squat a calice, in cui rispetto allo squat normale, è una discesa, ok, con le anche, via 8, faremo, pronti? Dai, iniziamo, forza, 8, bisogna scendere il più possibile, dai, ultimo, forza, ok, da qua possiamo risederci sul nostro tappetino e possiamo fare l'esercizio di frog pumps, ne faremo 8, ok, posizioniamoci, gambe a rana, via spingere in alto il bacino, prendo addominali e glutei, che sono i nostri migliori amici di oggi, glutei, di su, dai, siamo a metà, saliamo e scendiamo, dai, ultimi due, ok, ancora una, forza, ok, stop, ora risolleviamoci e possiamo esplodere con 4 squat jump, andiamo in posizione di squat e saltiamo per 4 volte, dai, forza, forza, grazie, mio ultimo, ok, mi stavo saltando addosso, perfetto, recuperiamo un attimo, vediamoci un sorso d'acqua, che abbiamo un bel minuto di recupero, ok, possiamo recuperare, io arrivo, vado a prendere acqua, un secondo, perfetto, cerchiamo il più possibile di fare un recupero attivo, quindi non sdraiamoci a terra, cerchiamo di stare in piedi, anche fermi, oppure muoverci, respiriamo e beviamo. Vediamo come sta andando l'allenamento, ragazzi, bene, ancora 30 secondi e poi possiamo riniziare con le nostre serie, la nostra seconda serie, ok, vediamo, ok, spero sia tutto bene, fate un pollice in su se vi state divertendo, oppure qualche cuore, e ora possiamo riprendere il nostro circuito, quindi ci posizioniamo a terra per fare il ponte con i glutei, isometria, non saliamo, scendiamo, contraiamo su, 20 secondi, pronti, via, 20 secondi, ponte glutei, su, su, bravissimi, scusate, quando è stata molto felice, dai che siamo già, teniamo, contraiamo, ok, stop, cambiamo, facciamo, ok, iniziamo con i nostri affondi laterali, mi raccomando, schiena verticali, 8 per parte, ok, dai, forza, non mollare, ok, dai, siamo a metà, su, si ferma, ok, ultimo, cambiamo, perfetto, al lato, via, 8 per lato, siamo già a 2, dai, forza, forza, siamo a metà, dai, non molliamo, ultimi due, dai, 1 e 2, stop, torniamo a terra, siamo in quadrupedia, ok, slanci, laterali, 8 per lato, 8 per gamba, via con la prima gamba, forza, dai, ultimi due, 1 e 2, stop, cambiamo gamba, io mi giro, pronti, via, dai, facciamoli bene, sentiamo il gluteo che lavora, siamo attenti, contraiamo l'addome, così possiamo mantenere la posizione il più corretta possibile, ok,
Stop. Ci rialziamo in piedi, facciamo squat a calice, scendiamo il più possibile, via. 8, 6, 4, dai, siamo a metà, 2, e stop. Ok, adesso drop arms a terra, quindi uniamo la pianta del piede, ci posizioniamo tagliati, via con 8, 1, contraiamo e saliamo. Se contraiamo il gluteo possiamo salire, dai, siamo a metà, forza, ok, dai, ultimo, ok, stop, ci solleviamo e pronti per l'esplosione finale. 4 squat jump, pronti, via, su, forza, dai che sono 2, ultimo, e riposo, possiamo recuperare, possiamo bere, respirare. E farmi sapere come sta andando, se vi sta piacendo, e io sono super contenta dei vostri feedback. Siamo quasi pronti per l'ultima serie, sto recuperando, che dobbiamo dare tutto nell'ultima serie, ok? Perfetto, vedo che siete molto felici e entusiasti. Dai, ancora 20 secondi, avete ancora tempo per bere qualche sorso e poi ci posizioneremo sul tappetino. Dai, carichi, è l'ultima, dobbiamo dare tutto, quindi iniziamo col ponte. Per i glutei in isometria, mettiamoci in posizione, pronti, via, dai, contraiamo, attiviamo anche il nostro addome e teniamo la posizione per 20 secondi, dai, forza ragazzi che siamo a metà del nostro esercizio, mi sto imparando, ultimi 3 secondi, 2, 1, ok, stop, ci alziamo per gli affondi laterali. Ok, iniziamo, via, dai che sono 8, attenzione alla schiena, ok, non scendiamo eccessivamente, ok, dai, forza, forza, che siamo a metà, dai, pronti, dai, ultimi 2, ok, stop, cambiamo gamba, pronti, dai, via, dai, non molliamo, facciamo le cose bene, dai, forza, siamo a metà, teniamo duro, dai, ultimi 2, e ultimo, stop, ok, riposizioniamoci a terra, siamo in quadrupedia, slancio la 3 della gamba, pronti, via, dai 8, su, dai, attenzione alla schiena, attiviamo sempre gli addominali, ok, ultimi 2, 1, 2, cambiamo gamba, dai, senza fermarci, attenzione alla schiena, respiriamo, forza, dai, siamo a metà, dai, sentiamo il gluteo che lavora, 2, 1, stop, ci rialziamo per gli squat, calce, pronti, dai, 8, via, 1, andiamo insieme, 2, scende, 3, 4, 5, dai, 3, 2, e l'ultimo, giù, dai, fai pausa a terra, 8, mettiamoci in posizione, ok, che si tocca, siamo già a 2, 3, 4, 5, 6, 7, dai, ultima, 8, alziamoci, esplosione finale, squat jump, via, 4, 1, 2, 3, 4 e stop, ne sto facendo in più, perfetto, facciamo un piccolo recupero, abbassiamo la nostra frequenza cardiaca, respiriamo e ci prepariamo per il defaticamento, che è molto importante, è la parte di stretching finale in cui allunghiamo i nostri muscoli e
qua possiamo iniziare a rilassarci. Beviamo un sorso d'acqua. Respiriamo ancora, non che dopo non respiriamo più, però recuperiamo ancora 20 secondi e poi iniziamo col defaticamento. Ok, possiamo anche togliere le scarpe oggi, le toglierò anch'io, non che non siano comode, però voglio far lavorare bene anche la pianta del mio piede. Ok, perfetto. Allora, iniziamo, mettiamoci seduti con delle inclinazioni laterali del collo, quindi con calma incliniamo il collo a destra e a sinistra, lentamente. Ne facciamo tre per lato e in questo momento è fondamentale respirare. Ok, possiamo fare delle circonduzioni. Ok, anche qua, quando saliamo e guardiamo verso l'alto, inspiriamo e poi espiriamo. Cambiamo senso, cambiamo verso la nostra rotazione. Ancora una. Ok, dal collo passiamo alle spalle. Facciamo delle semi circonduzioni, abbiamo le mani che toccano la nostra spalla, stiamo andando indietro, quando siamo dietro, inspiriamo, poi buttiamo fuori, quindi quando saliamo portiamo noi l'aria e quando scendiamo, ok, buttiamo fuori. Ok, da qua ci mettiamo questa posizione, mi raccomando, qua dobbiamo essere più impettiti, atteggiamento fiero, schiena dritta, non ingoppiamoci e portiamo il nostro petto, ok, verso i piedi, ok, le punte guardano verso di noi e noi respirando pian piano proviamo a scendere, deve essere un dolore piacevole e non eccessivo, anche qua respiriamo. Aggiungiamo anche le nostre mani, possono stare sulle ginocchia, avvicinarsi alle caviglie oppure provare a prendere le punte e portarle verso di noi. Ok, da qua apriamo, ok, a piacere, ognuno trovi la propria ampiezza, anche qua. Prima ci impettiamo, ok, schiena dritta, spalle non rigide, rilassate. Ok, proviamo adesso a scendere lentamente in avanti. Troviamo il nostro giusto, ok, la nostra giusta flessione. Ok, andiamo anche verso destra. E poi un po' verso anche sinistra. Lentamente torniamo dall'altro lato e poi cambiamo di nuovo. Ok, aggiungiamo un esercizio specifico per il nostro gluteo. Appoggiamo il nostro piede sul ginocchio e tiriamo la gamba verso di noi. In questo modo tirando, ok, la gamba piegata, dovremmo sentire la gamba che stiamo spingendo con il nostro ginocchio, ok, come il suo gluteo in questo momento si sta tirando, ok, stiamo facendo stretching al gluteo della gamba che spingiamo con del nostro piede. Cambiamo, ora tiriamo il gluteo di questa gamba, ok, della gamba, la mia gamba sinistra, tirando con il ginocchio opposto il piede verso di noi. Ok, torniamo seduti, ci
sediamo sui nostri talloni e proviamo a scendere, ok, con il busto a terra. Possiamo stare appoggiati sulle mani, sui gomiti, o se non basta, scendere ancora di più. Anche qua deve essere del tutto piacevole, quindi non esageriamo. Respiriamo. Ok. Ora ci sediamo, ok? In questa posizione che il cinese seduto che mangia, e cerchiamo di portare i talloni verso terra. Ok, schiena dritta, non ingobbiamoci, sempre atteggiamento fiero, e restiamo qualche secondo. Respiriamo. E ok, possiamo sollevarci, ok, scioglierci anche un po'. E con questo io vi saluto, vi ricordo gli appuntamenti di questa settimana, che saranno giovedì alle 18.45 insieme a Marco, e invece sabato mattina con Alessandro alle 10.30. Un bacio, buon inizio anno a tutti, e ci vediamo martedì prossimo alle 18 qui su Custa Tale.